Globalizzazione. Amici nella stessa casa o soli sotto lo stesso tetto? Soli sotto lo stesso tetto. Soli sotto lo stesso tetto, perché spesso e volentieri anche manca in interazione fra... Beh, come posso rispondere? Posso rispondere con un detto. Miglior soli che male accompagnati. Ma entrambe possono essere rispecchiate nella globalizzazione. È meglio amici nella stessa casa, perché bussi giù e l'amico viene su. Allora, io penso intanto che sicuramente, a meno che tu non sia un sociopatico allucinante, una cerchia ristretta o meno di amici non ce l'abbia. È anche vero che sicuramente poi vedi botte da 1500 amici, cioè non è possibile, perché io ho 1500 amici su Facebook ma magari esco con 10. Ritengo che la globalizzazione di per sé offra la possibilità di essere vicini a tanti e di sapere quasi in tempo reale. Se invece sei nella stessa casa, delle volte devi condividere delle cose alle quali, soprattutto quando vivi molto tempo da solo, hai delle abitudini che forse non coincidono con l'altro, quindi delle volte si trova delle discussioni. Invece averlo giù al momento del bisogno, bussi così, vieni su. Cosa condividiamo alla fine su Facebook? Quello che ci riguarda davvero o quello che vogliamo far vedere? Quindi magari più una facciata da dire sì, io condivido questo con tot persone piace questa cosa qua che faccio, dopodiché io sono io. Quanto è reale internet? Certamente direi che è una espressione della realtà. Mi viene da pensare a Picasso e il cubismo. Internet probabilmente è l'insieme di tante facce, ma è sempre soltanto la persona con la sua conoscenza e anche conoscenza critica che riesce a dare la realtà. Comunque ti propone una realtà diversa? Allora, internet è reale, ci trovo tantissime cose, io che poi ci vedo poco col computer vedo meglio e le notizie che avrei sull'enciclopedia le trovo lì. Internet devi prenderlo un po' con le pinze secondo me, nel senso che può essere una cosa molto ludica e molto, molto interessante, molto informativa sotto tanti punti di vista, ma può essere una bomba che ti esplode tra le mani. Però l'amicizia preferisco farla tu per tu con le persone. Chattare non mi piace tanto, preferisco parlare perché l'espressione della voce, del viso, di tutto ti fa capire com'è la persona. Non è reale in quanto sta dietro uno schermo, ma è reale in quanto comunque ormai condiziona tutta la nostra esistenza. Né bene, né male. È utile per non sentirsi soli? Sì, è utile per non sentirsi soli perché... Internet è utile per non sentirsi soli, ma non sostituisce mai la persona umana. Dipende molto dall'uso che se ne fa e soprattutto dal non considerare internet come una diffusione di se stessi. Sì, può essere utile. Io ci gioco molto, gioco a burraco in Facebook, quindi vedete voi. Sì, secondo me sì, nel senso che altrimenti non vedo il perché dover condividere così tante cose con amici e taggarsi qua, taggarsi là, le foto, non le foto, insomma. Penso di sì. Ho moltissime amicizie, giovani, vecchi, anziani, mi trovo molti miei scolari che vengono a scuola, mi ritrovano in Facebook e poi dialoghiamo così.